Buongiorno. Buongiorno, vediamo di si collega. Devo spendere quattro paroline riguardo qualcuno che parla assai. Qualcuno che parla tanto, che non si sanno fare i cazzi suoi e si sentono artisti, e parlano assai meno. Aspettiamo che si collega qualcuno. Amici, vi chiedo di condividere. Condividere questa benedetta diretta. Condividere. Condividiamo questa bella diretta che tengo tante cose da dirvi. Tante cose da dirvi, ragazzi. Se magari condividiamo, vi spiego un po' le cose come sono andate ieri sera. Allora, buongiorno, ragazzi. Ieri sera, esattamente in una trasmissione di Napoli, no? Parlavano di loro e hanno messo subito a me e Miez. Ragazzi, io voglio dire una cosa a questi cantanti, artisti che parlano di me. Quando vi fate le vostre trasmissioni, io sono siciliano, già che voi non accettate che il siciliano canta il napoletano, e per voi può essere bello o può essere una cosa che vi sta bene, ma a noi no, perché noi in Sicilia abbiamo, a parte che io amo Napoli, amo la musica neomelodica, amo gli artisti napoletani, abbiamo in Sicilia abbiamo la maggior parte degli artisti che hanno fatto la leggenda come Gianni Celeste, Gianni Vezzosi, Carmelo Zappulla, Tony Colombo e tanti altri miei colleghi. Ragazzi, se dovete fare delle trasmissioni a Napoli, non parlate male di me. Se vi sentite artisti di qua di là, non parlate male di me, se io sono un personaggio, o tengo quello, o tengo quell'altro. Ragazzi, io sono questo, io sono Nico Pandetta. Io non vi parlo male di voi e non vado parlando male degli altri artisti e soprattutto non vado parlando male e più di altro non metto foto dietro di me di una TV di Napoli. Fatevi i cazzi vostri, ragazzi, a me mollate, io ho i miei problemi con la legge, problemi in famiglia, problemi personali miei e non è giusto che voi andate in giro e fate le trasmissioni solo per farvi un po' di pubblicità. Non ci posso fare niente se tengo 300.000 follower e in 5 mesi ho fatto 15 milioni, oggi ho fatto 40 milioni e lavoro tutti i giorni. Non ci posso fare niente, perciò non cercate pubblicità perché io non vi vado a nominare mai. Il vostro nome non lo farò mai perché voi andate a cercare questo, andate a cercare solo pubblicità. E la cosa che voglio dirvi a voi, a me non mi nominate, prima di parlare di me sciaccatevi la bocca. Perché io posso essere quello che sono, faccio vedere soldi, faccio vedere macchine, quelle sono cose mie, io fatturo, pago le tasse e se voglio fare favore, mi sono cambiato le macchine 150.000 euro. Sono cazzi miei. Guarda, accendo, sono cazzi miei. Non sono cazzi vostri, avete capito? Non ci posso fare niente, se ci siamo già cattato la macchina, se tengo di questo, tengo di lato, sono cazzi miei, vi piace? Guarda, sono cazzi miei. Perciò tappatevi la bocca quando parlate male di me, quando parlate di me, tappatevi la bocca perché non siete nemmeno indegni di farlo, perché io nemmeno vi conosco. Siccome giustamente le TV non vi fanno un cazzo, parlate di Nico Pandetta che per adesso è nell'onda del ciclone, come cazzo si dice. E io questa cosa mi sta uccidendo, perché parlare male di me, una bambina di 8 anni, ho una famiglia a casa che abbiamo i nostri problemi già personali e non posso mettermi anche con voi, nonostante già mi stanno bloccando le feste, sono mafioso, sono malavitoso. Io nella vita ho sbagliato e ho pagato. Non posso essere condannato per degli sbagli che ho commesso prima, di cui oggi sto lavorando. La legge non vuole che io mi reinserisco. Io oggi ho 3 anni che non faccio reati, 3 anni che faccio il cantante, l'artista, il neomelodico, il personaggio, come lo dite voi, come mi volete etichettare, mi etichettate, però io non parlo di nessuno, non nomino nessun cantante e non nomino nessuno, perciò non mi rompete il cazzo e quando fate le trasmissioni, soprattutto in TV Campania, per favore non mi nominate. Io non faccio nome di chi ha sbagliato, di chi ha parlato tanto, perché non voglio fare né pubblicità, non mi interessa nemmeno di loro, parlare di loro. Ragazzi, io sono amareggiato, mi stanno bloccando i concerti, mi stanno facendo quello, se ne vanno a minacciare i locali, ma io non faccio niente di sbagliato. Ho fatto una canzone dedicata a una persona della mia vita che è importante, che per me è come un padre, e per colpa di loro l'ho pure eliminata dalla scaletta, non la farò più. Ne ho fatta una e non è nemmeno di malavita, l'ho pure eliminata, ragazzi. Perciò non so più cosa devo fare. Ho i miei problemi adesso con la legge. Io non so più come mi devo comportare, come per fare capire alle persone che io sono quel ragazzo che è cambiato e dopo 10 anni voglio fare vedere soldi. Sì, che ben venga, sono malato io, li faccio vedere, quello è un problema mio. Io i soldi li dichiaro, li fatturo.
E io di quello che voglio fare nella mia vita, come li voglio spendere, li voglio fare, sono cazzi miei. Avete capito o non avete capito? Ragazzi, io vi chiedo solo, siamo quasi 2000 persone in diretta, vi chiedo solo di condividere tutti quanti questa diretta e la facciamo arrivare a qualcuno che parla in più. Io vi stimo come artisti, vi ascolto, ci sono cresciuto con le vostre canzoni, e voi con i capelli bianchi che fate, parlate male di me? Perché cercate un po' di pubblicità, perché poi devo parlare così, che voi cercate solo e esclusivamente un po' di pubblicità. Ragazzi, che dirvi, io sono amareggiato di tutto ciò, perché nonostante tutto i miei problemi già con la legge, con le feste, ancora voi colleghi artisti mi state ostacolando. Perciò, per favore, vi chiedo solo di mi dovete mollare a me. Non parlate di me, parlate delle vostre serate, delle vostre successi, delle vostre, della vostra carriera. Io so questo, o vi sta bene o non vi sta bene, Nico Pandetta esiste, è una realtà, e Nico Pandetta non è una meteora, perché se era una meteora il primo anno finivo. Io tengo 25 canzoni, sono 25 successi. Dove 10 milioni, dove 9 milioni, dove 7 milioni, dove 25 milioni, dove 15 milioni, dove 36 milioni. Voglio dire, mi dispiace dire questo, avvantarmi, però purtroppo è dato di fatto. Io non so cosa più dirvi, io vi auguro tante cose belle, vi chiedo solo di condividere questa diretta e facciamola arrivare a tutte queste persone che si fanno un'idea sbagliata su di me, ragazzi. Io non ce la faccio più. Io psicologicamente sono distrutto, oggi devo cantare a Messina e mi è saltato, ieri, oggi devo cantare a Salerno e non mi hanno fatto cantare, domani sarò a Roma, tre impegni, quelli me li fanno fare, perciò ragazzi, meno male che tengo 40 impegni al mese e ne faccio 20, cioè, se ne avrei solo 3, non so come, se ne avrei solo 3 e me li annullerebbero, io non so come devo andare a portare un po' di pane a casa, perché io ho una famiglia e dobbiamo mangiare, oggi io vivo di musica, vivo di questo, è diventato il mio lavoro. Perciò non mi ostacolate, perché io non posso andare a fare reati di nuovo e non voglio che nessuno prenda esempio da queste persone. Io ho fatto una trasmissione, ho sbagliato, essere troppo sincero, chiedo scusa alle persone che ho mandato il messaggio sbagliato, chiedo scusa a tutti i giudici, alle persone, ai ristoranti, ma io ho fatto una cosa che volevo fare io. Ho parlato di me, ho parlato dei miei reati di cui ho sbagliato, però voglio dire a tutti questi bambini, questi ragazzi che stanno crescendo e che mi ascoltano, non prendete esempio da me, del mio passato, perché è un passato sbagliato. Io oggi mi sono riscattato, sto facendo l'artista, sto facendo il cantante, sto facendo il personaggio, come mi volete chiamare mi chiamate, però Nico Pandetta c'è, è una realtà, e Nico Pandetta lavora, Nico Pandetta fa numeri, Nico Pandetta oggi ha un contratto lavorativo, Nico Pandetta YouTube, il suo canale, guadagna soldini con YouTube, guadagna soldini con Spotify, guadagna soldini con le serate. E io vi volevo dire esclusivamente che mi dovete solo aiutare a fare capire a tutte queste persone che io non sono una persona cattiva, non sono un delinquente, non sono un mafioso. Io vengo da una famiglia di cui ha sbagliato e sta pagando i suoi sbagli, io ho sbagliato e ho pagato. Io vi chiedo solo esclusivamente che... Io chiedo scusa a tutte le persone che magari hanno capito male il mio messaggio, ma non è quello che volevo dire e volevo fare capire. Io ho voluto esternare i miei problemi e mi sono rovinato. Ragazzi, perché la mia vita è diventata impossibile. Se continuavo così va a finire che io devo andare a fare reati. No, che voglio dire questo, ma devo andare a fare reati nel senso che loro vogliono questo. Poi reati non ne farò più, perché con la musica mi ha salvato, la musica mi ha cambiato. Va a finire che io devo andare a lavorare. E dopo un'arte che ho, una dote che mi ha dato Dio, e la sto sfruttando, le persone regalo emozioni, regalo tante, tante bellissime cose, e non posso buttare tutto quello che ho creato con tanti sacrifici, buttare per le persone, buttare per i magistrati, buttare per i sindaci. Io sono un ragazzo che lavora, fattura, fa contratti e do emozione soprattutto a tutti i bambini. Che dici, ragazzi, io vi auguro tante belle cose. Non mi possono calpestare i piedi, essendo che io ho sbagliato, ma ho pagato e sto continuando a pagare. Io vi chiedo esclusivamente, ancora siamo 2200 persone, vi chiedo esclusivamente di condividere, perché non ce la faccio più, ragazzi, non ce la faccio più, sto male psicologicamente, non dormo più, feste annullate, faccio biglietti, salgo, scendo, faccio spese, faccio biglietti aereo, faccio un macello, e poi cosa faccio? Arrivo là e non mi fanno cantare perché... senza motivazione, perché vanno a minacciare i locali, vanno a minacciare i locali, ragazzi, non è che dice, lo sai, non c'è l'autorizzazione, no, vanno dal locale, se fai come detto l'indomani ti chiude il locale, non è una cosa bella, ragazzi.
che dirvi, ragazzi, io vi chiedo di condividere questa diretta e vi chiedo agli altri, qualche artista che parla, che essendo artista, di non nominarmi, di non nominarmi, perché non sono degni nemmeno di farlo, che si guardano i suoi problemi e di loro problemi. Comunque, ragazzi, mi dispiace staccare, siamo 2000, vi chiedo solo di condividere, vi bacio, vi abbraccio e vi voglio bene, like, condivisione, Danico Pagnetto, vi amo e vi abbraccio.